Siamo con l'armatore Doriano Camplone. Allora, c'è questa proposta, che non è più una proposta, a quanto pare, dell'Unione Europea, di mettere le telecamere sui pescherecci. Non ci state, perché? Allora, per prima cosa, noi trascorriamo metà della nostra vita sui pescherecci, quindi il peschereccio è un ambiente quasi... è una casa per i pescatori, e vorrebbe dire avere le telecamere a bordo a circuito chiuso, controllabile a distanza, vorrebbe dire avere un grande fratello che quotidianamente ti controlla. E questo, secondo me, è una violazione della privacy, tanto che lo Stato italiano è l'unico Stato che si è opposto a questo regolamento e ha intenzione di presentare un ricorso perché non lo ritiene una norma costituzionale. Ma perché queste telecamere sulle barche? Allora, queste, le telecamere sulle barche, insieme ad altri provvedimenti, sono frutto di un pacchetto della politica del New Deal europeo per la salvaguardia degli ecosistemi marini, della biodiversità. Noi non siamo i primi custodi del mare, siamo i primi ad avere a cuore il fatto che il mare sia ricco di pesci, perché noi viviamo con il pesce che peschiamo, e riteniamo che però questa sia esagerato, irrazionale, estremo questo tentativo di voler controllare a tutti i costi quello che si pesca, quantificarlo per poter così valutare l'impatto che lo sforzo di pesca ha sugli stocchi ittici. Io penso che tutto questo sia esagerato, perché a distanza di un secolo dalla pratica della pesca a strascico, nei nostri mari ci sono una grandissima varietà di specie, e noi ogni volta che torniamo in mare troviamo sempre tanto pesce, e richiediamo, anzi penso che sia necessario, uno studio aggiornato della presenza degli stocchi ittici nei nostri mari, per poter far capire che è esagerato portare all'estremo questa cosa di controllo, come se noi fossimo dei razziatori o dei devastatori. Questo non è assolutamente vero, perché il nostro sistema di pesca, come ripeto, è un sistema di pesca sostenibile che negli anni non ha portato alla distruzione delle specie che noi peschiamo quotidianamente. Ci sarà una mobilitazione da parte della marineria? Eventualmente ricorreremo alle vie legali come imprenditori, perché se c'è la possibilità di impedire l'installazione delle telecamere per una violazione della privacy, noi faremo di tutto per farlo. Se questo non sarà possibile e le telecamere verranno montate, io penso una cosa, che il risultato sa quale sarà? Sarà che loro vedranno qual è il lavoro duro e sacrificato dei pescatori, quanti sacrifici si fanno per portare a casa il pesce che peschiamo, e forse questo accanimento nei confronti dei pescatori, come se fossero dei delinquenti, verrà un po' meno.